Massimo Vacchetto, forse la partita che non ti aspetti, almeno per quanto mi riguarda, eravamo la maggior parte delle persone, era convinta che tu in due partite risolvessi la questione accesso finale, invece qui a Corte Emilia hai trovato, come dire, del filo da torcere da Cristian Gatto questa sera. Ma ti devo smentire un po' su tutto, nel senso che il mio pensiero è completamente diverso, non ero io ma era la mia squadra, non era Cristian Gatto ma era una gran bella squadra che, come avevo già detto prima della partita, avrebbe fatto una grande partita, ce l'aspettavamo, un pubblico numeroso, molto caldo, e quindi ci sta la sconfitta. Abbiamo sprecato una buona occasione per chiudere i conti in due match, perché abbiamo fatto una partenza falsa, conoscevamo questo campo molto irregolare che non ci è stato favorevole, ma probabilmente perché non abbiamo giocato come nostro solito. Complimenti a loro che hanno fatto una partita regolare, e diciamo che un po' l'emblema della partita è anche il gioco finale, dove eravamo in vantaggio 40-0 e poi non so cosa dovesse ancora girare storto per riuscire a perderlo, tra spigoli sopra, sotto e muri scoscesi, per cui non siamo stati bravi noi a sfruttare le caratteristiche del campo, e quindi dispiace, perché nonostante questo la partita si poteva vincere, era lì alla portata, però adesso diciamo che bisogna fare i complimenti anche di là, c'è anche un avversario, ha giocato molto forte, di nuovo Federico Gatto ha fatto una partita eccezionale, faccio i complimenti, e adesso ci impegniamo per la prossima cercando di portare a casa la vittoria e l'accesso in finale. Sì, anche perché sarà uno spareggio e quindi non si potrà più sbagliare. Sì, ma diciamo che è di nuovo poco, è di nuovo relativo, come sappiamo il campionato è fatto per rimettere in discussione quello che ha fatto peggio per mettere in condizione quello che ha fatto peggio durante l'annata di poter comunque vincere, per cui avendo vinto l'altra volta 11-2 non c'era nessun vantaggio, oggi era uno spareggio, la prossima uno spareggio, da noi è sempre, cioè qua è sempre uno spareggio, per cui viva la palla pugno, va bene così. Cristian Gatto, capitano della Marchisio Nocciola e Gea Corte Emilia, il debutto in Serie A quest'anno, sia per te che per il tuo fratellino, vincere anche la semifinale di ritorno e portare un campione e una squadra, quella della Araldica Castiglione Lanza, Massimo Vacchetto, allo spareggio, devo dire che non è cosa da poco. Sì, abbiamo fatto il contrario della partita dell'andata a Castagnole. Oggi eravamo carichi, avevamo voglia di vincere, siamo subito partiti al 100%, il pallone mi andava, abbiamo fatto dei bei colpi, la squadra mi ha dato una grandissima mano e niente, forse potevamo chiuderla prima, però abbiamo mollato leggermente perché sinceramente mi è mancata un po' la benzina. Lui se molli qualche pallone ti riprende subito. Infatti da 10 a 5, 10 a 6 siamo andati 10 a 9. E poi abbiamo dato il colpo finale, ce l'abbiamo fatta, abbiamo vinto sta partita. Siamo contentissimi perché volevamo riprenderci dall'andata che eravamo veramente un po' giù di morale. E niente, siamo contenti, portiamo Corte Emilia allo spareggio e vediamo, diamo poi tutto per tutto allo spareggio. Direi che questo pubblico che c'era questa sera, tantissimo, naturalmente la maggior parte del tifo era per te perché giocavi in casa, se lo merita. Sì, il tifo è sempre stato numeroso tutto l'anno, quindi queste soddisfazioni me le merito io magari, ma se le merita soprattutto il pubblico e Corte Emilia, quindi sono veramente contento, il pubblico è contento e adesso andiamo a giocarci tutto allo spareggio. Una curiosità, perché sono stato un po' a seguirti in battuta, c'è stato un momento in cui non ti usciva la battuta che volevi. Sì, verso la fine, quando manca un po' di benzina, automaticamente non ti vengono più certe cose, il cervello non ragiona più tanto e quindi abbiamo fatto un po' fatica. Poi se molli leggermente contro un campione come Massimo ti prendono subito, quindi complimenti anche a loro che son sempre stati lì dietro. E niente, noi alla fine abbiamo ragionato un attimo, abbiamo pensato, siamo fermati un attimo e siamo riusciti a chiudere questa partita.